Vi ringrazio di essere di qui, ad ascoltare non Hegel ma Schopenhauer. L'esempio non è casuale perché io insegno in realtà filosofia del diritto. Insegno filosofia del diritto all'Università Milano di Bologna e insegno anche un'altra materia, informatica giuridica. Per questa all'altra roba che c'è dall'altra parte, che è il Nutria Luca, che è Luca di Pavia. Queste cose parlo con una conoscenza. Ho messo le cose abbastanza, gente abbastanza anche lei a parlare sulla P58. Ecco. No. Questo è il primo strumento su cui ho programmato, e lì tutto il resto gli sembra facile, praticamente. L'M24 in realtà è l'ultima cosa su cui ho programmato, perché di fatto io poi ho smesso di fare questo mestiere nel mio. Scrivere qualche riga di codice nel 1989 quando ho iniziato a studiare filosofia, quindi una materia completamente, completamente diversa da quella che sto delle cose che avevo iniziato a fare. Sono un sostenitore dell'open source da sempre, ho cercato di installare per la prima volta una Red Hat, era il 1997, mi ero appena dottorato sul mio computer, ricordate, credo non fosse neanche un Pentium, forse era un 486, addirittura un giga hard disk. Ovviamente non ci sono riuscito, naturalmente, perché all'epoca era praticamente impossibile riuscire a installarla. Ci riuscii l'anno successivo, sempre una Red Hat, e poi scoprii che non avevo però i driver per comunicare con il con la mia stampante. Visto il mestiere che faccio, per me stampare non è rilevante. Allora mi sono iscritto a un canale IRC che andavano, di quelle che andavano di moda allora, chiedendo aiuto, e la risposta che mi fu data è: il vero utente Linux, i driver se li scrivi da solo. Capì che Linux non era ancora maturo per un utente end user come me. In effetti poi, ecco, vedete, insomma, uso un po' tutti i sistemi operativi, insomma. Linux però effettivamente ormai sono da 7-8 anni, insomma, da quando è diventato utilizzabile anche per... Non lo fa professionalmente, insomma, ma lo fa semplicemente all'uso finale. Vabbè, cominciamo con la relazione vera e propria. Lo conoscete? Qualcuno di voi sa chi è questa persona? Questa persona è il motivo per cui ho iniziato a pensare quella che sarebbe poi diventata la relazione che vi faccio qui oggi. Lui è diventato famoso perché è colui che ha trovato i bug nel sistema del Movimento 5 Stelle, febbraio di quest'anno, 2016. Le notizie sono, insomma, questa cosa capita a fagiolo in realtà, perché non so se avete visto, ma ieri sono state per la prima volta diffuse, è stato per la prima volta, o meglio, è fuoriuscito il carteggio che Gubello ha intrattenuto con coloro che gestiscono i sistemi della Casaleggio associati, in cui si vede che a un certo punto questi ascoltano quello che ha da dire, il giorno dopo smettono di ascoltarlo e due giorni dopo questo qui si trova con una querela di parte, no? Perché effettivamente lui è entrato in maniera illegittima in un sistema. È davvero inquietante questa cosa, no? Perché lui non aveva nessuna intenzione di danneggiare il sistema, ma l'aveva fatto proprio per trovare quali erano i bug del sistema, e correttamente si era rivolto agli amministratori di sistema per segnalare questi bug. Tra l'altro il carteggio continua, lo scambio di mail continua per qualche giorno, non è immediato, no? Questo cambiamento però immediato di paradigma da parte di coloro a cui il problema era stato segnalato. All'epoca io sentii alcuni miei colleghi che dissero, informatica, che dissero: ah, venga da me e ci penso io. E ci penso io a fare che cosa? La realtà penale, la responsabilità penale è personale. No? Uno viene da me che ha commesso un reato e non è che posso addossarlo, non è che posso proteggerlo, perché il reato l'ha compiuto lui. Okay? E questo in realtà mi ha inquietato un po', perché ovviamente questo messaggio, anche detto, ripetuto anche su vari giornali, così filtrò molto, insomma, tra i più giovani dei Nutrialug, no? che è questo gruppetto di persone, inquietandomi, no? Perché immaginate il ragazzetto ventenne che hacker un sistema, trova un bug in un sistema, poi spinto, no, dall'ardore di segnalarlo, di far vedere quanto è bravo, di segnalare il problema, va a segnalarlo al gestore del sistema e questo, invece di dire grazie, lo querela. È un problema, no? È un problema non piccolo. Perché guardate, io sono noto per le mie slide orrende, quindi perdonatemi, però qui sono elencati tutti
i reati che voi potete compiere quando, vabbè, parte la truffa probabilmente, che voi potete compiere quando state cercando di capire se un sistema funziona oppure no. Ok? E reati li compite anche se lo fate con le migliori intenzioni, cioè anche se il vostro intento non è quello di danneggiare il sistema, accedere a un sistema senza il permesso di colui che l'ha messo in piedi, colui che è il proprietario, è un atto illecito, è un reato. Ok? Esattamente, anche se la metafora ovviamente non funziona fino in fondo, è un reato entrare in casa di qualcuno dicendo, beh, ma aveva lasciato la porta aperta. Il fatto che la porta della mia casa sia aperta non autorizza però ad entrare coloro che non sono invitati o coloro che per qualche motivo non hanno il diritto di entrare. Da qui il titolo della mia relazione, l'hacking etico non esiste, nel senso che non importa qual è il fine per cui voi state studiando un sistema, se non avete il permesso di colui che gestisce quel sistema, state molto probabilmente commettendo un atto illecito. Ok? A questo punto ho cercato di fare un passo avanti, non so fino a che punto, non ho ancora scritto niente perché è veramente embrionale ancora l'idea. Però sono andato a vedere un po' di testi che parlano di che cos'è l'hacking. Qui la citazione è uno dei primi, no? Testi che raccontano in maniera un po' compiuta la storia dell'hacking, penso che l'abbiate più o meno tutti. No, c'è anche la traduzione italiana che ormai credo sia di 20 anni fa, come minimo, insomma, l'avevano regalata forse in un numero di qualche rivista, insomma, la trovate comunque facilmente. Ne ho letti anche altri. Che cosa caratterizza l'attività degli hacking? Beh, in primo luogo la curiosità. Ok? Per la verità questo, insomma, anche chi studia filosofia è abbastanza curioso, no? Quindi non ha niente di particolare questa cosa. Guardate, metto gli occhiali perché in realtà se no non vedo niente. Vabbè, la curiosità ci siamo. Due, la disobbedienza. Questo è un po' diverso, nel senso che l'atteggiamento tipico di chi cerca di creare un sistema è la disobbedienza verso le regole comuni d'uso di quel sistema. Ok? Un hacker è per sua natura qualcuno che disobbedisce all'uso che se ne fa di solito. E questo si accompagna di solito uno spirito estremamente critico rispetto all'uso dello strumento. Terza caratteristica, qui ho usato interstizialità che non riesco neanche a dirlo, mi piaceva di più scrivere sguardo niciano, ma nessuno avrebbe capito, se voi vi ricordate, insomma, Nietzsche parla dello sguardo niciano, che è lo sguardo trasversale, no? Non è lo sguardo che guarda direttamente, ma guarda in maniera contraria, quindi vede cose che altri non vedono. Se vedete qualcuno che studia filosofia, che fa così, sta facendo lo sguardo niciano. Okay. È uno sguardo non diretto, è uno sguardo indiretto sulla realtà che però permette di scoprire delle cose che magari lo sguardo diretto non vede, che lo sguardo abituale non vede. Che cosa tiene insieme queste quattro cose? Che qui non ce l'ho fatta a farlo un bel pop-up in realtà. Che cosa tiene insieme queste cose? Ma è l'idea di responsabilità. È l'idea di responsabilità che coloro che praticano l'hacking hanno, responsabilità etica, questo sì, responsabilità morale, credo che molti di voi abbiano letto quel libro, anche questo che è qualche anno fa, che si chiamava Etica Hacker, vi ricordate, la copertina rossa? Esatto, peccami, vi ricordate? Era centrato sull'idea di lavoro, no? Su come l'hacker concepisca il lavoro in maniera diversa rispetto al tipico lavoro a cui siamo abituati noi. Ecco, io ho sempre letto quel libro in maniera un po' diversa, nel senso che a me è sempre sembrato che l'hacker sia una persona che sì, cerca di lavorare in maniera diversa, di fare cose interessanti, ma che soprattutto lo faccia badando sempre in maniera estrema alla responsabilità di quello che sta facendo. Io non sono un hacker, è evidente questo, non sono più neanche un programmatore, però lavoro con delle persone che lo fanno e la cosa che a me interessa, devo dire che sono quasi tutti non accademici, perché trovo i miei colleghi informatici piuttosto noiosi per la verità e questo magari lo togliamo dal video perché voglio mantenere dei buoni rapporti con loro, però io trovo molto più stimolo dagli informatici non accademici. Un pezzo dell'informatica giuridica si occupa di quella che oggi no, è nota a tutti, insomma, che si chiama computer forensic, no? Quindi mi capita spesso di interagire con dei forenseri in questo senso. E la cosa che a me ha sempre molto colpito è la maniera in cui insegnano i nuovi forenser. Cioè, se c'è il ragazzetto che viene lì e ti dice «Ah, insegnami a fare un SQL injection», il forenser serio gli dice «No, no,
No, perché? Perché questa tecnica io non te la insegno, te la devi imparare da solo. Nel momento in cui tu sei abbastanza bravo, adesso te l'hai imparato da solo, io magari ti insegno a perfezionare o ti insegno delle cose che non sai. Ma in primo luogo tu devi insegnarmi delle cose. Io vorrei che questo mio amico, insomma, che fa questo, con cui ho molti rapporti, mi dia qualche cosa per buttare giù la rete del mio vicino antipatico. Quando gli ho detto che il mio piano era buttare giù la rete del mio vicino antipatico, lui si è immediatamente irrigidito e non mi ha detto più niente, ovviamente, non mi ha più dato nessuna vaghissima indicazione su come penetrare la rete del vicino. È legale entrare nella rete del vicino, sia ben chiaro, insomma. Questo lo so anch'io, io però pensavo che lui per scherzo mi desse qualche cosa, che so, per inzuppare, per riempirgli di segnale. E lui si è veramente irrigidito, no? Si è veramente irrigidito e ha detto no, questo sapere è un sapere che io condivido con persone che io spero lo usino responsabilmente, cosa che tu evidentemente non hai intenzione di fare. In realtà io ho molto apprezzato questa, certo, io cercherò di rifarmi sul vicino in altri modi e magari togliamo anche questo pezzo che il vicino magari un giorno lo guarda. Però sicuramente non in questo modo, perché io da solo non ho sicuramente le competenze, no, per rompergli le balle in questa maniera. Allora, anche qui io comunque, insomma, lavoro in questo contesto e quello che vorremmo fare noi, Bocca soprattutto, perché la Lughe è un'associazione molto giovane, siamo nati a 2 anni, io sono anziano, vabbè, certo, anziano in assoluto, però sono anche il più vecchio del gruppo, quindi è ancora un gruppetto immaturo. Quindi come Bicocca, invece, a me piacerebbe, quello che stiamo cercando di fare in questi mesi, è fare questo. Cioè, fornire un servizio a coloro, l'abbiamo chiamato sportello hacker, il nome è osceno, me l'hanno già massacrato in 100.000 modi, insomma, però si capisce, magari ne troveremo un altro. Fornire uno strumento a coloro che trovano un baco nel sistema, che trovano qualche cosa nel sistema che non va e vogliono raccontarlo ai sistemisti di quel gruppo senza correre rischi. Tenete conto che il problema è molto sentito a livello legislativo, nel senso che c'è una legislazione, o meglio, ci sono degli studi che cercano di introdurre in Europa delle norme che permettano una disclosure responsabile, no? Quindi permettono effettivamente di denunciare. Non è niente di nuovo, nel senso che negli Stati Uniti c'è questa proposta di legge da almeno un paio d'anni, e quello che ho copiato io qui in realtà è più o meno quello che è il percorso che è indicato dal governo olandese, no? In Olanda c'è una legge specifica per la quale se io trovo in un sistema che non è necessariamente nel sistema pubblico, ma anche in un privato, se io trovo un bug, io posso, invece di lì, inviare la tua scoperta con una mail cifrata, c'è proprio un indirizzo mail a cui l'hacker olandese o l'hacker che trovi in Olanda qualche problema su qualche macchina olandese può indicare il problema, soprattutto con la garanzia, cosa che ovviamente io non posso fare, perché non sono né olandese e la Bicocca comunque non è né la polizia né lo Stato, la polizia, lo Stato olandese garantisce il fatto che uno non verrà perseguito. Ok? Cioè, se io mi comporto in questa maniera, poi ci sono degli altri pezzi, d'accordo? Nel senso che non sempre scoprire una backdoor, scoprire un sistema o penetrare un sistema è frutto di hackeraggio. Ad esempio, nelle linee guida che vengono date, se tu sei penetrato in un sistema con la forza bruta, e non vale, sarà mica hackeraggio quello lì. Ok? Quindi ci sono, ad esempio, il social engineering non è valido per essere coperti in qualche modo da questa legge olandese. Il lavoro che è stato fatto è già molto, è già molto. C'è questo studio di questa associazione, di questa fondazione, che si chiama CERT, di cui fanno parte anche almeno un paio di italiani, che ha rilasciato proprio il 31 giugno di quest'anno un rapporto definitivo su come introdurre negli ordinamenti europei un sistema che garantisca coloro che trovano qualche bacco. Li garantisca proprio dal punto di vista legale. Li garantisca soprattutto se fanno delle scelte responsabili, cioè se scelgono effettivamente di raccontare quello che hanno trovato in maniera corretta. Finisco con una citazione.
Tom Lehrer, non so, anzi in realtà francamente non lo conosco neanche da molto, però è un matematico e un cantante in realtà, una cosa un po' bizzarra, siamo più o meno alla fine, tra la fine degli anni 50 e inizio degli anni 60. La canzone si chiama Werner von Braun, vabbè, Werner von Braun è ovviamente colui che ha inventato i razzi, no, che vengono mandati sulla Luna. Ecco, questa canzone in realtà riporta un pezzo di un'intervista vera, no? A un certo punto l'intervistatore domanda a von Braun, vabbè, ma a chi importa dove cadono i razzi che voi lanciate nel cielo? E von Braun gli risponde, il mio compito è mandarli su, non siamo interessati a dove cadono. Ecco, invece noi crediamo che coloro che fanno queste cose devono interessarsi anche a dove i razzi cadono, quindi a essere responsabile rispetto alle scoperte che fanno. Va bene, per domande e per aiutarci a sviluppare questa idea, scrivetemi ovviamente su Proton Mail, che così siamo un po' sicuri che nessuno ci guarda e garantiamo la massima riservatezza nel caso in cui qualcuno ci dia informazioni riservate. Quello me lo sono imparato da solo, no, me lo sono imparato da solo ormai qualche anno fa, devo dire, insomma, sì. No, come vi dicevo, io insegno anche informatica giuridica, insomma, quindi non sono più un programmatore, però diciamo così, mi oriento abbastanza bene in queste cose, anche se effettivamente la mia... Vabbè, vi confiderò anche che sono un ingegnere mancato, nel senso che prima di iscrivermi a filosofia ho fatto 3 anni di ingegneria, ho fatto 10 esami, poi ho capito che non mi piaceva, perché sono sveloce, capisco immediatamente le cose, e quindi poi ho cambiato, quindi i lavoretti che facevo anche come programmatore... Io non so cosa sia il C++, cioè il C sì, ma il C++ no, cioè la programmazione oggetti io non ho idea di cosa sia, però no, non, perché non esisteva, quando lo facevo io non esisteva ancora. Qui gente non più giovane, quindi mi potete capire, perché quando dico queste cose a uno più giovane mi guardano come se fossi uno squilibrato, no? Insomma, in realtà. Che cosa? No, è che io ho smesso di fare quelle robe lì, no, ma è chiaro, per carità, non è quello lì, insomma. Guarda, la maggior parte degli informatici che trovo interessanti non sono neanche laureati, ti dirò solo questo, insomma, perché in queste cose la laurea è veramente una insomma, sì, no, serve, perché è inutile negare, serve, insomma, perché in alcuni casi non posso chiamare ragazzi a raccontare delle cose all'università delle persone perché banalmente non sono laureate. No, è una cazzata, sono io il primo a riconoscerlo, però se non hai la laurea io non ti posso farti una laurea del cavolo, nel senso che potresti essere laureato in sociologia, okay? Però devi avere la laurea, se tu non hai la laurea io non ti posso far tenere. Sì, no, c'è sociologia, ho esagerato, è vero, hai ragione, sì. C'è un limite a tutto, no, hai ragione. Però c'è questa cosa totalmente insensata, vi rispetto. Uno può diventare professore ordinario senza essere laureato, ma se non sei laureato io non ti posso neanche nominare cultore della materia, che è una carica del cavolo, però non si può fare. E purtroppo è così, quindi no, vabbè, non c'è nessuno di abbastanza giovane per essere incitato a laurearsi, ma insomma, laureati. No, uno dei problemi principali, e poi la smetto e passiamo alle domande, dei miei colleghi di informatica è che molti dei loro studenti non finiscono, ma perché trovano lavoro prima. No? Cioè trovano lavoro prima di finire e quindi se ne vanno via perché cosa mi laurea a fare? Il problema è che dopo 10 anni magari invece ti accorgi che la lauretta, anche quella, no, quella da triennale, magari ti serviva. Ma la smetto che sto facendo veramente il professore. Domande? Vi sembra una buona idea, questo è lo sportello, ve lo faccio io. Vi sembra una buona idea, questo è lo sportello hacker? Allora, è chiaro che noi non forniamo consulenza legale, no? Perché la consulenza legale è un parere legale, ok? Perché un parere legale è un atto giuridico, per cui l'avvocato si impegna civilmente su quello che ti racconta, ok? Quando voi chiedete un parere a un avvocato, l'avvocato lo pagate. L'avvocato però ti dice una cazzata. Parolaccio perché ti dice una sciocchezza. Come conseguenza, non è vero, stanno imparando perché gli avvocati non sono scemi. È chiaro che un avvocato non... Ma certo, ma no, ma unicamente questo, ma non è che io dico che... Allora,
Gli avvocati sono stati, gli avvocati di Milano, nel 2005 sono stato detto che ha sperimentato il processo civile telematico a Milano. Voi sapete, no, dal 2015 i processi civili in Italia vengono fatti in via informatica. Okay? Noi abbiamo iniziato questa sperimentazione con il Milano, il CIVIA, che è un pezzo di vero che informatizza che la giustizia, a introdurre questi strumenti a Milano, ok? Dopo circa nel 2006 più o meno sono diventati arrivati sul Stato milanese. Il procedimento facile è quello per cui ti richiedono i soldi, se non hai pagato no, ti danno i soldi. In caso di pagare cose al condominio. Ho dato in formato cartaceo all'epoca. Quando siamo andava a lui, io devo fare un decreto, ma tu lo fai di carta o lo fai elettronico? Perché se lo fai di carta, vi assicuro, formatizzazione, perché? Perché hanno in realtà nel disco, questa cosa sta avvenendo, dati, che l'avvocato sessantenne abbia pratico queste cose, ma ha fatto un essere avvocato tra i sono a Milano, quindi Milano, lavoro a Milano, anche se di Papavia, ma immagino che ne siano un po' tutte le parti d'Italia, quindi non sottovalutate questo dato alla fabbricazione degli avvocati. No, però allora, stavo dicendo, scusate, se non avete questa parte. No, nel senso che non vi verrà dato un parere legale, perché l'avvocato dà un parere, la certezza che voi prendete una cosa o nessun danno economico, vi potete rivalere su di lui. Okay? Questo servizio va alle spalle degli avvocati, chiaramente, no? Io non sono un avvocato, ma alle spalle delle persone che hanno seguito casi come questi. Lavorano in questo contesto, che vi danno un consiglio, cioè vi dicono cosa fare e vi dicono anche se è il caso di tutelarvi davvero andando immediatamente da un avvocato, che può sembrare una spesa inutile, ma tutto sommato meglio pagarlo prima che dopo un avvocato, no? Se siete nel dubbio, prima lo pagatevi per trattare, dopo invece quando è tardi diventa più complicato farlo. Dal momento che il mio business, io non faccio l'avvocato, no? Quindi non sono interessato a guadagnare, e chi lavora con me sa che lo spirito è questo, non speculeremo su queste cose, però noi crediamo di poter dare dei buoni consigli a chi invece pensa di poter fare una disclosure senza nessun'altra precauzione. Due domande, la prima qui davanti, passo il... possa fare qualche no,
creare. Allora, De Jure no, ed è il motivo per cui ho scritto Lacking Game. Una battuta le mie come città. La legge, al diritto, diciamo, non ha voti morali. Cioè, non importa il fine, ma importa quello che fa. Adesso la legge ha una serie di capi. Chiaro che poi nel dibattimento, quando arrivate avanti, è anche molto probabile che dibattimento, no, se è penale non ci cioè, io francamente non auguro a nessuno di vincere un processo, ma nel senso che se vinci un processo vuol dire che sei entrato in un processo, e vivere un processo è davvero una roba stressante, oltre probabilmente anche costosa. Ok, perché comunque per quanto l'avvocato ti possa ridurre i costi, e questo qui ci campa, no? E quindi per quanto poco devi pagare, un po' si fa pagare, eh? Quindi c'è un impatto economico sicuro, ma soprattutto c'è un impatto esistenziale che può essere devastante. Quindi la cosa importante sarebbe non finire il processo, no? Cioè, però con le leggi attuali lo strumento non c'è. Uno dei due italiani che ha curato questo coro, mi ricordo il nome perché è famosetto, insomma, Gianluca Varisco, no? Un nome adesso fa parte anche dell'agenzia, quel pezzo di Piacentini, insomma, quelle robe lì, insomma, no? La strada è lunga però, la strada è lunga perché i reati che vi ho indicato prima sono all'interno del codice penale italiano e più o meno di tutti gli stati europei dal 1993 o 2 o 3, insomma, lì, okay? perché in realtà queste fattispecie di reati sono stati tra i primi ad essere individuati al legislatore come potenziali pericoli. Quindi anche cambiare una legislazione che è consolidata, con una giurisprudenza consolidata, cioè con una serie di decisioni di giudici consolidate da più di 20 a 25 anni ormai, è davvero una cosa complicata. Non è facile, però la strada è quella. No? È indubbio che la strada intrapresa deve essere quella, non c'è nessun dubbio. Però il percorso non sarà semplice. È chiaro che nel momento in cui ci fosse una legge sulla disclosure responsabile, una roba con sportello hacker muore, no? Nel senso che sì, ma gli si può dare qualche indicazione, ma tutto sommato non avrebbe nessun senso. Ripeto, la cosa che a me ha preoccupato è proprio il messaggio che è passato, no? Ho guardato anche su Repubblica, sul Corriere, con queste persone, che sono degli informatici eccellenti per carità, no? Però non avevano davvero idea di quello che dicevano dal punto di vista giuridico, no? Ok? Perché se tu hackeri un sistema, vieni a me, lo dici a me, la cosa che sulla quale sto lavorando adesso io, va bene, tu mi mandi un'email con ProtonMail, mi dici che hai fatto che hai hackerato il sito del governo, ok? Che responsabilità ho io? No? Che sono venuto a conoscenza della cosa, che è già Andrea Rossetti, grazie. Ma soprattutto, che responsabilità l'università ha per la quale io lavoro a. No, quindi non è una cosa banale, no? Non è una cosa banale. Quindi, insomma, prima di dire cioè hackera pure tranquillamente, perché comunque stai operando a fin di bene, è un po' una sciocchezza. Leggete l'articolo che è uscito ieri sul Foglio che racconta l'esperienza di questo poveretto che ha trovato questi bachi all'interno del sistema dei 5 Stelle, no? Perché vedete, le prime mail sono questi tutti contenti, gli dicono: ah, grazie, adesso ci mettiamo. Un paio di giorni di silenzio e due giorni dopo si trova, questo qui si trova inquisito, querelato, okay? Addirittura l'accesso abusivo al sistema informatico viene perseguito d'ufficio, quindi la denuncia è fatta, non è neanche una querela, e il processo sta iniziando in questi giorni. Non è bello. C'era prima lui laggiù però. E no, perché non viene registrato, non è un problema di sentirsi, sì. In realtà la domanda me l'ha un po' bruciata lui, perché in fondo la legge dovrebbe tutelare l'interesse collettivo, giusto? Ma no. E soppesa, a un certo punto gli interessi. Ma no. Sì. È molto interessante vedere cosa le persone che non si occupano professionalmente del diritto pensano del diritto. Il diritto è una roba molto cinica. Deve comunque fare un bilanciamento. Non interessi. Lo sai, non ce la fai. Ecco, allora, chi fa il bilanciamento di interessi al limite è il giudice, no? Che applica il diritto. Che però, attenzione, in un ordinamento come il nostro ha dei limiti ben precisi. Certo. No? Mentre un ordinamento come quello americano è un po' diverso, no? Qui da noi no. In California nel
2012 viene emanata questa legge che vieta agli adulti di impersonare minorenni. Ok, la legge viene promulgata sulla, perché a un certo punto insomma, alcuni genitori di alcuni ragazzini fingono di essere anche loro ragazzini e minacciano poi i compagnucci di scuola di questi. Uno dice, vabbè, giusto, sì, sì. Questa legge è stata usata da Scientology, e anche questo lo togliamo, è stata realizzata da Scientology per mettere in crisi i loro principali antagonisti in California. La verità è che quando una legge viene prodotta non sai davvero che uso perverso se ne può fare. È davvero un casino, no? È davvero un casino produrre una legge, ok? Quindi l'idea che una legge... Allora, ci mettiamo qui, parliamo di diritti costituzionali, siamo tutti belli, contenti, no? Siamo nel mondo... La verità è che poi voi andate nei tribunali e ne uscite domandandovi veramente cos'è la legge, cos'è il diritto, me ne scappo da un'altra parte. No, quindi l'illusione che un giudice possa sempre agire razionalmente è un'illusione. No, quindi, ripeto, io sono ragionevolmente certo che se dimostro di aver hackerato un sistema, il giudice probabilmente mi assolve, sono ragionevolmente certo. Ma ragionevolmente certo, ne sono sicuro. Un giudice che non capisce, immaginate un giudice, e ce ne sono, che pensa all'accesso a un sistema informatico come a un'intrusione in casa. No? Alcuni... Però ragionando da legislatore, se sì. Faccio una legge, no. La ratio che mi guida... No, attenzione, il legislatore, non... ma è davvero complicato questo. Allora, nel senso che un legislatore non pone la legge, ma pone il dispositivo, cioè il testo normativo. E tu dici, vabbè, la legge... Guidato no. Da una ratio, però. Sì, ma la ratio non è scritta nella legge. E quello che fa testo è la legge. E la legge è il risultato di qualcuno che legge il dispositivo e ne estrae la legge. Ok? Quello che noi chiamiamo la legge. Attenzione, dico legge e non dico diritto, perché il diritto è una cosa molto diversa. Il diritto è la maniera in cui la legge viene applicata dopo un certo periodo. Il GDPR, l'avete sentito nominare tutti, no? Adesso ne stiamo rincorrendo tutti questi qui e c'è gente che dice, ah, bisogna leggere la legge sul GDPR. Sì, bisogna leggerla, indubbiamente. Ma attenzione, noi non sappiamo ancora qual è il diritto che ne verrà fuori. Non lo sappiamo, perché il diritto è il risultato dell'applicazione costante della legge. Quindi in questo momento, coloro che fanno compliance sul GDPR si muovono a tentoni, hanno capito dei pezzi, sperando di averli capiti bene, il garante che cosa farà in prima battuta? O meglio, che cosa bisognerà dimostrare il garante in prima battuta? Di essersi dati da fare. Ok? Quindi io ho fatto le cose, ho capito male, però mi sono dato da fare. Però il diritto che consegue dal GDPR verrà fuori tra un anno, 18 mesi, non prima. Non prima. Molte delle cose che abbiamo fatto adesso probabilmente non andranno bene. Ma non ce ne si potranno fare una colpa. Perché? Perché adesso non c'è il diritto, c'è la legge ancora. No? C'è ancora la legge. Tra l'altro la legge è davvero, il diritto è davvero complicato, anche le pratiche sono sicuramente diritti, tengono tenuto conto di tutto quanto, ma pratiche praticamente tengono conto del modo di fatturare di più. Quindi è un coacervo veramente insieme, a me fa sorridere, insomma, l'informatico che mi dice no, ho bisogno, metto lì con la legge. La differenza è se lo chiami adesso o lo chiami dopo, quello che dicevo prima, no? Perché tanto prima o poi ne avrai bisogno. È davvero complicata, è davvero difficile capire come una legge può essere usata quando viene pubblicata. Quindi noi speriamo che effettivamente venga prodotta una legge sensata. Ripeto, questo testo scritto da Varisco e da l'altro è davvero interessante. È davvero interessante perché è un panorama. Quello che è stato fatto in altre parti del mondo, non solo in Europa ma anche fuori dal mondo. Vale la pena sicuramente leggerlo, però da qui ad arrivare a una legge positiva ce ne andrà veramente una legge posta. Dal Parlamento ci manca veramente un sacco di tempo. E uno dei problemi deriva dal fatto che ciò che è diritto viene percepito in maniera non corretta, insomma, diciamo così, soprattutto nei media dove noi ci informiamo tipicamente per informarci su che cosa è diritto. E questo è un altro problema, però adesso non voglio fare una lezione di filosofia del diritto, quindi, quindi mi taccio qui. Però andate, io non sono, cioè non sono provocato, ma andate agli avvocati, perché vi conviene, meglio prima che dopo. Lui prima c'era però. No, non avevi alzato la mano, sì.
Era una domanda estremamente ingenua, cioè adesso che sono usciti questi carteggi e che c'è tutto il carteggio che all'inizio hanno detto sì, bene, a livello legale questo povero Cristo, diciamo, può dimostrare che tutto sommato non c'era solo lui, ma non era. Ma attenzione, non conta l'intenzione, quello che ha fatto. Quello che ha fatto è stato pensare in maniera abusiva. Se voi avete la password di una, ok, ma non avete il permesso dell'amministratore di entrare in questo sistema, anche se usate la password, state commettendo accesso. Ok? È chiaro che adesso lui potrà dimostrare no, di aver fatto le cose, e quindi ripeto, io credo che alla fine questo se la caverà, ok? Però intanto è uno studente, cioè c'è genitori che gli pagavano le tasse universitarie, credo, o come faceva qualche avvocato, e sto a pagarsi un avvocato, magari sì, troppo l'avvocato che lo fa pro bono, però inizia in questo giorno, eh? Adesso è famosetto, sì, hanno... che guadagni di più dopo la sua domanda. Ingenuo in materia di diritto, però da un, insomma, ecco, a livello informatico, interessante l'iniziativa. Pensavo più che altro periodo che abbiamo tutti quanti recepito come un periodo di transizione alla fine. Immaginare magari, diciamo, uno sportello hacker che funga, diciamo, da legal proxy, dire. Io che magari eticamente pratico un penetration test su un sito, trovo qualcosa, anziché rivolgermi a quel sito perché so che avrò delle conseguenze, visto che siamo purtroppo in un clima penalmente inadatto a una comunicazione civile di questo tipo, posso rivolgermi a voi in maniera, e utilizzare voi per dire, magari voi contattate loro e dite: ciao, nessuno ha penetrato il tuo sito, ma nessuno lo ha fatto utilizzando questa vulnerabilità, prendete rimedio, cioè facendo una, riferendomi a Ulisse, insomma. Che stiamo studiando però sono le responsabilità che questo comporta per me, questo. Ah. No, però per come me... Però come bicocca, magari, nel senso, ciao, sono la NASA, c'hai un problema. Il fatto che io sono un'università pubblica, che sono un'università che è un'università pubblica, il fatto che non faccia l'avvocato, il fatto che depongo. Però anche perché adesso questo è una cosa grossa, devo capire bene, uno perché vai continuare a vivere in casa anch'io. Chiaro, ovviamente. Due è perché non voglio mettere in guai l'università. Però è esattamente questa l'idea, esattamente. Mettere proxy. Capisci il proxy? Capisci? È una buona idea questa. Anzi no. Oh, ok. Poi riguardo il video. Sì, perché il problema è anche comunicativo. Quindi effettivamente se dico un informatico legal proxy dice molto di più. A 100 parole che l'importante è che non sia transparent, ma insomma no, ok. No, anche qui il problema è fino a... no, perché io, onestamente, io la vedo anche come un buon modo, ad esempio, per fare una forma, diciamo, di private lobbying, cioè se io, grande istituto magari accademico o privato, una certa capacità sia di tipo comunicativo che di tipo petizione, perdonate, e mi presento dal privato in questione e dico: ciao, tu hai un problema, che cosa ne pensi? Magari fungere da tramite. È già successo una volta, quando era 1999 che insegnano queste cose qui, ho raccontato noi a lavorare con il di Milano, era appena uno che stava facendo l'avvocato va dentro per... si accorge che premendo F2
abbiamo un momento di presa sua, per fortuna poi si è fermato, no? È venuto, è detto, no, è stato presente, ah, salve, ah, ogni tanto viene in realtà sì. Pagano le la domenica, quelli che si cambiano spendono 30 e 30 qualche dubbio. Esatto. A determinate condizioni. Vede che tipo, vede che... Sì, in attesa che arrivi finalmente una procedura reale per poter fare segnalazioni a livello di GDPR. L'altro problema del GDPR è che in Italia... Grazie. Ah sì, certo.